Un giorno stavo cercando di pettinarmi i capelli senza successo, quando improvvisamente ho trovato un disegno. Il disegno in questione è uno dei vostri disegni in cui mi avete taggato su Instagram, e in particolare quello di Fausto Teo. Il disegno di un guerriero. Beh, ciao, mettimi a fuoco piano piano. Un guerriero! Il disegno di Fausto Teo mi ha colpito particolarmente perché ho proprio pensato: wow, ma quanto è figo questo tizio! Chissà quante ne ha dovute passare, chissà quanto allenamento duro ha dovuto subire per diventare così possente e muscoloso. Ed è per questo che io, Richard HTT, andrò a disegnare anch'io un bel guerriero. Ma per poterlo disegnare al meglio ho bisogno anch'io di intraprendere il percorso del vero guerriero. E quindi ho bisogno di un maestro. Eccomi qui, maestro! Salve, Richard! Maestro, mi guidi! Vorrei tantissimo disegnare un guerriero fighissimo e diventare io stesso un guerriero! E così vorresti diventare un guerriero? Chiavelto, la strada per diventare un guerriero potrebbe essere lunga e tortuosa! Non mi importa! Diventare un guerriero è il mio grandissimo sogno! O almeno per questo video. Bene, allora la prima prova che dovrai superare per diventare un guerriero è fare la verticale. Ok, la faccio. Ok, la verticale, semplicissima. Come stare in piedi, ma con una probabilità su 10 di morire. Quindi vai, mettete mi piace, altrimenti non ce la farò mai. 3, 2, cavolo! Ok, basta, Licia, smettila! Hai superato la prova! Cosa? Sì, l'hai superata! Davvero? Tutto pur di non vederti fare ancora la verticale! Meglio di niente! Vabbè, vado a fare il disegno! Quindi abbiamo appena finito di disegnare la bozza del nostro guerriero. Diciamo uno sketch molto veloce del manichino del nostro personaggio nella posa molto figa che deve assumere, fatto tutto con la linea blu. Ma ora mi sento, come dire, perplesso, non so come andare avanti. Sarà forse per il fatto che non sono diventato io stesso un vero guerriero? Mi sa che è arrivato il momento di andare dal nostro maestro e scoprire quale sarà la prossima prova che mi attende. Maestro, e ora qual è la seconda prova? La seconda prova per diventare un guerriero è sollevarti sulla sballa per 10 volte. Ah, 10 sollevamenti sulla sballa. Proprio non qualcos'altro, tipo una corsetta, un jogging. No. No, vabbè. Ho detto 10 sollevamenti. Va. Ci provo, 10 sono tanti. Ora, non mi giudicate, 10 sono tanti. Five, four, three, two, one. Oh, bravo, Richard, hai completato la seconda prova. Ora torna pure al tuo disegno. Ok. Ci vediamo dopo, con l'ultima sfida per diventare un guerriero. Ora vado. Siamo arrivati a questo punto, abbiamo posizionato un po' di luci, di ombre, di colori, di base, ma il nostro disegno è ancora ben lontano dall'essere definitivo. Mi manca quel qualcosa, quello spirito del vero guerriero. Quindi, capelli da guerriero, quando mi metto i capelli così vuol dire che le cose si fanno serie, perché ora andremo dal nostro maestro e scopriremo quale sarà l'ultima prova che mi attende, cosa mi separerà dal diventare un vero guerriero e finire il nostro disegno. Andiamo. Il tuo cammino verso la strada per diventare un guerriero sta per giungere al termine.
Maestro, sono pronto a fare qualsiasi cosa per completare questo disegno. Bene, bene. L'ultima prova per diventare il più grande dei guerrieri, Richard, è fare 30 piegamenti sulle braccia. 30, eh? Non è che c'è uno zero di troppo, no? No. Vabbè, li faccio. Ce la faccio. Ce la faccio. Sei pronto, Richard? Sì, sono pronto. Pronto. Posizione. Sei 27, 28, 29, 30. Non ce la faccio, ragazzi. Fai a mettere mi piace. Fai a mettere mi piace, solo così potrò avere l'energia necessaria per fare il 30esimo. Corri, corri. Sento l'energia! L'energia di tutti i miei fan! Scorrere in me e darmi la forza per fare il 30esimo piegamento! Bravissimo, Richard! Ora sei finalmente diventato un velo guerriero! E ora, ragazzi, posso finalmente completare il disegno. Tra un secondo. Due secondi. Tre secondi, guarda, altri tre. Uno. Conto io, uno. Due. Tre, ok, va bene, andiamo. La strada che ho deciso di intraprendere è stata lunga e faticosa, ma alla fine ce l'ho fatta. Non ho idea di quali altre sfide o prove mi riserverà il futuro. Ma una cosa la so, nulla mi potrà fermare, perché io sono Richard HTT, il guerriero.